sono i miei genitori disperati dopo lo scherzo di oggi. E se pensate che quando ho riempito casa di carta igienica, palloncini o di foto della mia faccia avevo esagerato, questa volta abbiamo davvero superato il limite. L'obiettivo era solo uno, quello di far sparire tutto. E sì, avete capito bene, non sto scherzando, letteralmente tutto. Quindi inscenare un trasloco, togliere mobili, quadri, televisione, eccetera eccetera. La casa dovrà essere davvero vuota, in modo che i miei genitori, quando torneranno a casa dal lavoro, si ritroveranno una bella sorpresa. Avevamo esattamente 5 ore per fare tutto il lavoro, perché alle 19:30 sarebbero entrambi tornati, anche se ci saranno molti imprevisti. Deve sparire tutto, raga, non ci deve essere più nulla. Immagina la faccia di quelli che tornano e non trovano più niente in casa loro. Raga, ascoltatemi, mobili, il divano, adesso vediamo se riusciamo a spostarlo. Tutta sta roba qua, tutto. Ah, raga, roba importantissima, venite qui. Più tardi arrivano anche gli altri, non bisogna rompere nulla, raga. Nulla. Io ho un brutto presentimento su questo. No, no, non bisogna rompere niente. Immagina questa bellissima TV, bro. Ecco, appunto, così qui evitiamo di romperla. Io nel dubbio alle 8, quando i tuoi arrivano, vado a casa mia. Esattamente, perché il vero problema era proprio questo. Noi non siamo degli esperti di traslochi, ma dobbiamo togliere anche i mobili, la televisione, eccetera eccetera. Quindi il rischio era quello di rompere qualcosa e di fare davvero tanti soldi di danni. Quindi dovevamo stare molto attenti. Allora, prima di iniziare vi spiego i vari ruoli. No, ascoltami, io rido già perché me l'ha scritto. No, ascoltami. Però non siamo soltanto noi tre, dopo arriveranno Capri e tutti gli altri. Guarda, ora, vai, dimmi. I ruoli sono questi. Tu sei il lavoratore numero uno, tu sei il lavoratore numero due, gli altri sono il lavoratore numero 3, 4. Io sono il supervisore del lavoro. Questo cosa vuol dire? Allora, te lo dico in modo professionale: supervisore al lavoro in modo onesto. Sto sul divano a guardare TikTok e farò così mentre voi spostate le cose. Questo è quello che succederà. E niente, volevo solo essere chiaro. Io sempre farò così insieme. E non farò assolutamente niente oggi. Perfetto, il video salta. Oggi nulla. Perfetto. Ok. Quindi ce lo faniamo questi con le cose più deboli, tipo la televisione. Esatto, esattamente. E cosa facciamo? Portiamo tutto di qua e poi una a una la portiamo giù, perché sennò portiamo a portare su. Ok, quindi ogni roba che dobbiamo portare via la mettiamo qua nell'angolo. Esatto. Così okay. Quando anche arrivano gli altri ci danno una mano a portare giù le cose. Ok, perfetto. Quindi l'idea è quella di spostare tutti i mobili e gli oggetti in garage. Primo step: prendere tutte le cose e metterle davanti alla porta. E tutte le cose che si sarebbero potute rompere bisognava imballarle. Quindi partiamo subito dalle sedie e iniziamo già a spostarle. Nel frattempo Gigio stava imballando tutte le cose di vetro. E c'erano tantissimi piccoli oggetti come questo qui, che se cadono si rompono immediatamente e costano anche un po' di soldi. Per esempio i quadri oppure i gioiellini piccoli di Swarovski. Quindi dovevamo stare davvero molto attenti e incelofanare tutto. Oh raga, state attenti ai vasi. Bro, questo qui, attenzione a questo qui che è di vetro. Sai, è di vetro. Questo ad esempio, siccome è vetro, io gli metterei sopra questa cosa. Ah, ok. Tagliamo qui e iniziamo subito. Cose fatte per bene. Ma sarebbe anche lo scotch per sta roba? Sì. E dov'è lo scotch? Sì. Sei un genio. Per ora partiamo con gli oggetti piccoli, le sedie, le piante. Ma il vero problema sarà quando dovremo spostare i mobili. Quindi in 10 minuti Gigio imballa tutto. E nel frattempo io tolgo anche tutti i cuscini. La vera fatica di questa cosa, secondo me, è poi portare tutte le cose giù. Ma quello potrebbe essere un problema. Però se noi accatastiamo tutto in maniera regolare, senza rompere niente, ascensore, in teoria potrebbe essere molto più facile del previsto. Però speriamo. Secondo me, durante il tragitto sarà complicato. Qualche vaso si spacca. Ecco, evitiamo. Più costosa che è in casa si distrugge, ma perfetto. Esattamente, perché la vera difficoltà non era quella di imballare in celofanare tutti gli oggetti che si potevano rompere, ma era quella di portarli giù per le scale all'ultimo piano, almeno uno, e metterli in garage, evitando uno che si sporchino, come per esempio il divano, che è molto probabile essendo bianco che si sporcherà, e chiaramente senza farli rompere. Quindi iniziamo a portare i primi oggetti in ascensore per poi portarli in garage. È arrivato il momento di iniziare a mettere tutto nell'ascensore. Iniziamo prima con le sedie, bro. Io sono certo che la cosa si romperà. Dici, come? Mettiamo tutto? Bro, mettiamo subito una cosa davanti qua così non si chiude l'ascensore. Ok, raga, mancano poche robe. Comunque, cioè, no, vabbè, no, manca tanto. Però dico, guarda già la casa quanto è più vuota, bro. E non, abbiamo tolto comunque poca roba, ma guarda già quanto è più vuota. Senza sedie, senza mobili, senza nulla. Let's go. Questo è l'ascensore. Bro, è perfetto. Bro, è perfetto. Il primo di molti. Esatto. Ma che situazione assurda. Si chiude? Sì, si chiude. Let's go. Bro, ma che cazzo. Ma che cazzo. Ma guarda dove siamo. Ok, raga, è follia. È davvero follia. Serbian Papi, che ormai ci conosce. Mia madre. Il problema, bro, quando tocchi la casa alle donne. Alle donne, alle mamme. È un disastro. È un disastro. Bro, ma guarda che porta la Serbian in un orto botanico. Ma che cazzo. E poi la cosa figa è che ci sarà anche camera dei miei da fare. Attenzione, ricordiamo. È vero. Adesso si apre di là.
No. No, Mancio, c'è un problema. Mancio, c'è un problema. Mancio, stavo bloccando. Mancio, c'è un problema. Siamo qua bloccati. Devi togliere. Siamo degli idioti, lo sapevo. Ok, ora bisogna capire una cosa importante. Se è aperto oppure no, bro. È questo video che potrebbe... Aspetta. No, è aperto, è aperto. Let's go. Perché mi ero lasciato sempre aperto e non c'è mai dentro nulla. Ma non è il nostro, non è il mio. No, fermo, aspetta. È la macchina di mio nonno. Sì, vabbè. No, c'è un problema, come cazzo... Però sì, ci stanno. Ma bro, ma come ci stanno? Sì. Raga, la macchina di mio nonno. Ok, mettiamo tutto qua. È buona, cioè il fatto che il box sia aperto, fino che è una gran cosa. Ok, voglio che vediate tutti questa parte qua. Non vedete quello che sto facendo? Sto portando le cose. Perfetto. Perfetto, allora guarda che... Hai avuto la possibilità, va bene? Quindi che nessuno osi dire che io non ho fatto niente, perché tre cuscini li ho portati. Ma neanche il tempo di dirlo, perché mio nonno, sentendo dei rumori provenienti fuori dalla sua porta, apre la porta e ci trova noi nel bel mezzo dello scherzo. Oh, ciao nonno. Uè. Nonno. Nonno. Oh, grande nonno. Allora nonno, come va? Vuoi vedere cosa stiamo combinando? Sì. Vieni. Stiamo facendo uno scherzo alla mamma, al papà, Sara, eccetera. Vieni qua, vieni questa sera. Sì, adesso. Cosa c'è di strano in casa, secondo te, nonno? Ma no, niente, tutto normale. Non la casa è vuota. La stiamo svuotando tutta. Tutto, togliamo tutto. Cioè, tappeto, televisione, adesso togliamo tutto. E quando i miei tornano a casa non c'è niente. E fidatevi, mio nonno non ha ancora visto nulla. Perché se ora sembra ridere e scherzare, la sua reazione quando vedrà il lavoro finito sarà molto scioccante. Quindi, secondo giro, portiamo altri oggetti in garage. Il secondo di tanti giri che faremo. Situazione è questa. Questo è il secondo giro. Ci sono le cose un pochino più preziose, vetro, cose che si possono rompere. Infatti le abbiamo incelofanate tutte. Secondo me, alla fine di questo video faremo una roba come tipo 10 giri di ascensore. Sono già morto. Ragazzi... Sono bloccato. Ehi, sono bloccato. Sono bloccato. Ehi ragazzi, non posso uscire. I'm blocking. Non fa niente. Questo è quello che si dice smart working. Io sono in smart, esatto. Io in questo momento ti faccio un esempio. Hai presente quando a scuola si dava in dad? Si andava in dad? Io sono tipo in dad, che non faccio un cazzo. Perfetto. Guarda qua, tutto top. No, raga, ascoltatemi. Questo orologio costa un botto, mia madre me lo dice 200. Non so da dove l'ha preso, costa un botto. Ah no, è incastrato? No, non ci credo. Ok, Mancio, ma non ci posso credere. L'orologio, ok. Bro, ti giuro che mi hai sin***o fra tantissimo. Siamo davvero la follia, raga, non c'è un cazzo. Raga, la casa è vuota. E ora è arrivato il momento di spostare il divano. Abbiamo anche provato a spostare tutto il divano intero, ma pesando probabilmente più di 100 kg, senza un'azienda di traslochi era davvero impossibile. Quindi ci accontentiamo di smontarlo in questo modo. E questa sarà una delle cose che farà più in assoluto i miei genitori, tenendo conto che questo divano costa migliaia di euro ed essendo bianco non volevano per nessun motivo che si sporcasse. Raga, togliamo tutti i cuscini. Ok, bro, te lo giuro che è follia. Dato che Mancio c'è il divanaio, fai tu, non ti preoccupare. Non lo so. Vediamo com'è il divano, così non l'ho mai visto. Madonna, bro, che bordo. Raga, stiamo attenti a non rompere cose. Ok, ascoltatemi. Non bisogna per nessun motivo dire a mia madre che le robe sono state per terra, perché se scopre che anche soltanto un cuscino è stato per terra, lava tutto e non ci passa più. Iniziamo a portare i cuscini già in ascensore. Ah, let's go. Porco Diaz. Quindi per non far sporcare il divano mettiamo questo materiale per terra sull'ascensore, sperando che nessun cuscino tocchi il pavimento, e andiamo avanti. Mamma, tu che stai vedendo questo video adesso sicuramente, guarda che roba stiamo facendo per far sì che non si sporchi. Guarda qua, stiamo mettendo questo per terra. Ringrazia SOS. Ma se io volevo tenerli in mano. Boom, così non si sporcano al 100%. Li mettiamo qua sopra, portiamo tutte le cose. Vediamo com'è il divano così. No vabbè raga, dai, ma guardate casa mia. Ma non c'è un cazzo. Guardate casa mia. Bro, ma tu non hai capito che cazzo succede appena arrivano i miei? No fra, non sto scherzando, questo è il più scherzo più grave di tutti. Già la casetta stava iniziando a prendere forma. Si vedeva palesemente che c'erano molti meno oggetti, ma in questo momento eravamo praticamente neanche a metà del lavoro. E via con il terzo giro in garage. Andiamo a portare tutti i cuscini. Mamma ti prego, scusami, non volevo portare via questo orologio, ma mi hanno costretto. E ho portato questo, quindi che nessuno osi dire che non faccio. Ho portato questo qui. Comunque tua madre dovrebbe ringraziare.
ringraziarci perché stiamo mettendo il cellophane sotto i cuscini che ci sta portando via da casa. Esatto, esatto, guarda qui che bellezza. E dopo una pausa di 20 minuti al bar è arrivato il momento di spostare la televisione, uno degli oggetti più delicati e costosi. Abbiamo fatto un attimo una pausa, adesso è arrivato il momento di reiniziare finalmente a lavorare. Io direi momento televisione, che è la roba più complessa, raga, mi raccomando. Bom bom. Che la cassa, direi. Io. Esatto, cioè, togliamo meno male tutto. L'unico problema è guarda, vieni, riprendi. Di... Oh, ok, pieno di cavi. Ok, qua su. Vabbè, vi stacchiamo tutti. Allora, stacchiamo i cavi della TV, ma i cavi li lasciamo lì. Sì, sarà un disastro, ok. Incelofaniamo completamente la televisione per diminuire il rischio che si rompa. E nel frattempo io chiamo Zerbian Papi. Dimmi. Uè. Come va, papà? Bene. Ascolta, ma tu perché ora torni, quindi? Per le 8. Ok, ok, ok. Forse puoi tornare magari anche per le 7. Vabbè, dai, torna, fai così, dai, torna per le 7. Lo dico anche alla mamma, dai, torna per le 7. Io devo aspettare Sara. Io devo aspettare Sara che arriva da Modosso, poi... Ok, io ti dico soltanto che non so che sta succedendo in casa, ma ci sono tipo dei lavori in corso, non ho capito cosa stanno facendo. Non farne, dai, Dio santo. No, ci sono dei lavori, non so, ci sono qui i muratori, non so che cosa stanno combinando. Muratori, ascolta bene, quello che metti in disordine poi lo metti a posto. Ma sì, ma non c'è niente in disordine, è tutto al proprio posto. Mancavano meno di 3 ore al loro arrivo e noi praticamente eravamo a metà dell'opera, dovevamo sbrigarci. Ok, ok, vediamo se ci sta dentro. No, raga, secondo me, porco, aspetta che esco. Forse in obliquo magari ci potrebbe stare, eh. Ci sta, ok, raga, ci sta proprio a pelo, eh. Non è che colpisce, no, perché si ferma. Non colpisce qua. Qui? Ok, ok, perfetto. Let's go. Ci siamo. E dopo aver sistemato la televisione nell'ascensore, facciamo vedere a mio nonno come stanno procedendo i lavori. E in questo momento già la casa è molto diversa. Praticamente ora non c'era quasi più nulla, se non delle piccole cose che ora sistemeremo e sarà ancora peggio. Ma nel frattempo mio nonno la vede in queste condizioni. Stavi dormendo? No, stavo leggendo. Stavi leggendo, brava. Guarda cosa sta succedendo qui. Aspetta, nonno. Aspetta, nonno, guarda qua dentro. Nonno entra in casa. Nonno è disperato anche lui. Scusa, ma tuo padre quando viene qui eccetera, come minimo ti dà una bastonata in testa. Come minimo. Nonno, ma guarda la situazione. Se qua poi tua mamma addirittura ti dà anche 4 schiaffoni eccetera, sarà il minimo che ti può capitare questa sera. Nonno, ma non vai nemmeno a mangiare stasera perché guarda, ti fanno due occhi così, ti fanno... Guarda che situazione veramente folle. Poi lasciate libero perché deve arrivare mia moglie che esce dall'ospedale. Ma quando? Domani? No, oggi. Arriva oggi. Quindi no, non può venire su a piedi, eh? No, la nonna arriva oggi veramente. Sì, 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 sì. No. Perché l'ascensore è... No. Ciccio, porco di... Però abbiamo fatto un casino. Arriverà stanchissimo tuo padre. C'è sua madre che esce dall'ospedale. Mi hanno lasciato la casa loro. Ma in questo momento scopriamo una cosa che non sapevamo. Mia nonna si era operata il cuore qualche giorno prima ed io ero convinto che tornasse domani dall'ospedale, mentre in realtà a quanto pare abbiamo scoperto che tornerà oggi. Quindi mio padre chiaramente sarà preoccupato per sua mamma, starà probabilmente con lei, sarà stressato per questo motivo e dopo tutta la giornata di sbattimenti tornerà a casa e si troverà questo scherzo. Ok, stavamo davvero esagerando, davvero. Quindi da bravo figlio che sono, cosa faccio? Decido di sistemare la casa e lasciarla come nuova. Ma secondo voi sto scherzando? Stiamo continuando con lo scherzo ugualmente. Raga, attenzione. Terzo giro nei box per il trasloco. Torniamo su ed è arrivato il momento di alzare il divano per togliere anche il tappeto. Ok, ci siamo, let's go. Arrotoliamolo. Rotolando arriva e dirà: ma io voglio tornare in ospedale. E nel frattempo, 5 minuti dopo, arriva K a casa nostra per aiutarci. Anche se in realtà praticamente la gran parte del lavoro era già stata fatta. Allora, io vorrei dire una cosa. Aspetta, se mi ritrovo un'altra volta lui davanti alla porta, così lo faccio. Ascolta, ti do una premessa. Abbiamo scoperto adesso che mia nonna torna dall'ospedale dopo l'operazione del cuore, oggi, adesso. E mio padre davvero non sa un c***o. Quindi dimmi che casa, com'è la casa dentro? Entra a vedere. No. Ma è messa tanto male. Entra a vedere.
Entra a vedere. No, bro, pesantissimo sul seno. Sto scherzando, fra, pesantissimo sul seno. Vai, bro. No, raga. Ascoltami. Brutto. Okay, no. Per davvero un sacco. Esatto. Tutto qua. No, aspetta, dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo fare questo. Qua. Dobbiamo togliere tutta questa roba qui. Sì. Ma tu non hai visto com'è giù? Da casa, e dato che c'erano due o tre oggetti che non potevamo spostare, ne approfittiamo per imballarli con la carta da imballaggio restante che avevamo comprato. Prendiamo uno scatolone e iniziamo a svuotare anche tutte le mensole con i libri di mia madre. E questa è la casa ufficialmente finita. Guardate, è praticamente vuota, c'è soltanto il divano, non c'è più nulla. Cioè, guardate, raga, non c'è nulla. Divano completamente vuoto, per terra chiaramente non c'è nulla. E ora l'unico problema è che abbiamo finito questa carta qui, quindi dobbiamo per forza di cose lasciarla così. Per il resto è tutto cioè, raga, vi giuro, non ho mai visto la mia casa così. Bro, non c'è niente. È talmente vuota che senti c'è l'eco, c'è il bombo. Perché è vuota? Perché è effettivamente una stanza vuota. Mio padre, raga, mi ammazza. Quindi i miei genitori sarebbero arrivati tra un'ora. Andiamo a mangiare una cosa al centro commerciale. Quando ad una certa mi arriva una chiamata. Era mia mamma che mi avvisava che mio papà era arrivato a casa ed era a casa di mia nonna, che era appena tornata dall'ospedale. Noi nel panico totale corriamo verso casa. Raga, c'è Luca che ha il telefono con suo babbo e in questo momento suo babbo è a casa. Ma non a casa nostra, a casa della nonna, lì di fianco. Follia, dobbiamo correre. Sono a casa di mia nonna. Corri. Io ho usato gli abbaglianti, levatemi! Ma arrivati a casa, per fortuna, era vuota. E vediamo che dal balcone stava arrivando mia mamma. Nel frattempo scopro che mio padre era davvero a casa dei miei nonni, quindi non era in casa. E per ora nessuno aveva ancora visto nulla. Quindi vado a chiamare mio padre. Arriva anche mia madre per fargli vedere quello che abbiamo combinato. Questo dovrò... No, no. Se mi avete rovinato i mobili stavolta li pagate. Mia mamma era per terra disperata. Ok, i miei erano disperati, erano arrabbiati veramente questa volta e non volevano saperne nulla. Ma non dire che registro, imbecille. Ma voi quattro dovete andare all'istituto. Cioè, voi quattro dovete andare all'istituto. No, 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 no. Cioè, ma l'orologio, Dio buono. Io no, no. Quindi decido di portare i miei genitori in garage per fargli vedere dove avevamo nascosto tutta la roba. Ed ecco tutta la roba. Qua. Guarda i cuscini. No, no, non sono sporchi perché abbiamo messo questa roba per terra. Questo cos'è? No, la cassa. Vedi dove sono tutte le cose, ecco qui dove sono tutte le cose. Adesso li mettete a posto. Però guarda, vedi cosa abbiamo fatto? Attenzione, proprio come dei veri traslocatori. No, proprio come dei veri cuscini. Fidatevi, è stato davvero un casino fare questo video. I miei ce l'hanno ancora con me per questo scherzo. Io vi dico soltanto, seguitemi su Instagram ZerbianOfficial, link in descrizione, per sapere cosa è successo e come abbiamo fatto a riportare su tutta la roba. Perché fidatevi, ci sono stati altri problemi. E io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare subito la campanellina. Fatelo adesso.